Prende ufficialmente il via Polis, il progetto ideato da Poste Italiane per trasformare gli uffici postali in vere e proprie case dei servizi digitali. Al centro congressi La Nuvola di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di numerosi esponenti del governo italiano. Il progetto è stato illustrato ai 7.000 sindaci dei comuni interessati dal Presidente di Poste Italiane Maria Bianca Farina e dall'amministratore delegato Matteo Delfante. Grazie a Polis, progetto finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell'ambito del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, Poste Italiane darà quindi un volto nuovo ai 7.000 uffici postali dei piccoli comuni per renderli più accoglienti e trasformarli in sportello unico digitale di prossimità, attivo 24 ore su 24. I cittadini potranno quindi richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d'identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione. Sono servizi di identità, servizi che riguardano la sfera della giustizia, quindi principalmente il casellario giudiziario, servizi che fanno capo al Ministero dei Trasporti, quindi le patenti, servizi che fanno capo alle regioni, quindi e i certificati che sono già oggi disponibili sulle piattaforme istituzionali o dei comuni, ma che potranno essere anche stampati nell'ufficio postale, perché spesso molti servizi ci sono disponibili online, ma non tutti gli italiani hanno o la capacità di entrare, capire come farsi presentare e farsi erogare quel certificato, e talvolta magari hanno anche un problema di stampante a casa, perché non tutti gli italiani hanno una stampante collegata al computer. Noi con l'ufficio postale sotto casa riusciamo a risolvere la necessità, come avete visto bene, spero, oggi nel video. I lavori di ristrutturazione e di adeguamento tecnologico degli uffici postali sono già partiti, oltre 230 sono i cantieri aperti. All'appuntamento di Roma, presenti anche numerosi sindaci dei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, dove il progetto Polis è pronto a partire. E siamo qui oggi per capire meglio, diciamo, quello che già ci è stato illustrato dell'attivazione, della possibilità di attivare servizi integrativi ma anche supplementari a quelli che già offrono le pubbliche amministrazioni. Credo sia fondamentale nel tempo creare un sistema anche di coordinamento e di strutturazione tra la pubblica amministrazione e gli altri servizi, proprio perché nei piccoli centri sempre più si ha bisogno di quello che si ha bisogno nelle grandi città, ma soprattutto dovremmo reindirizzare il cittadino a scegliere il piccolo borgo, uno perché si vive meglio e due perché in qualche maniera è quello che ci suggerisce anche l'andamento della nostra quotidianità. Abbiamo accolto con piacere questa iniziativa di Poste Italiane, che per noi già rappresenta un bel punto di riferimento per i nostri cittadini, per i servizi che eroga, ma quest'altra, diciamo, offerta di servizi che andrà a dare ai nostri cittadini con i certificati della pubblica amministrazione sicuramente si andrà sempre di più incontro alle esigenze dei cittadini. Questo è un modo per rendere ancora più vicino il cittadino verso l'istituzione e soprattutto per andare incontro al cittadino e alle sue esigenze, per evitare, diciamo, file, per evitare, diciamo, i tempi, per andare sempre di più, diciamo, al cittadino stesso. Quindi accogliamo con piacere questa iniziativa e oggi siamo qui proprio per promuovere insieme a Poste Italiane questo protocollo e per dare inizio, diciamo, a questo servizio. Io credo che i benefici saranno tantissimi, soprattutto il fatto che Sette Prati, come i 5.000 comuni d'Italia, sono in montagna, quindi una distanza notevole rispetto alle città, e quindi hanno bisogno di un qualcosa che sia del territorio. L'unica azienda italiana che sta sui territori è Poste Italiane. Credo che oggi sia una grande festa, un grande inizio, una grande opportunità per i nostri territori, per i nostri comuni, piccoli comuni d'Italia. Tenere in piedi le poste in piccoli centri è importantissimo, perché altrimenti stiamo proprio messi male. Quindi io penso che le poste hanno
preso una posizione importante per noi piccoli comuni, e quindi ecco, cerchiamo di coinvolgere, ecco, noi ti chiediamo alle Poste di coinvolgere di più i sindaci dei piccoli comuni per dare queste risposte importanti. L'ufficio postale, i servizi che ci sono nel territorio devono essere presenti forte, se no altrimenti questi centri vanno a finire. Quindi ecco, noi ci auguriamo che, ritornando al discorso delle radici, il turismo delle radici, che riporterà un po' di movimenti, però dopo, se non abbiamo i servizi, ecco, il servizio che noi chiediamo fortemente è il postamat.